giorno in cui mi sveglio e dentro al Fatto Quotidiano leggo la grande notizia che hanno arrestato un nano. Dopo più di 10 anni a preparare i suoi tranelli, applicando quanto detto dal maestro Licio Gelli. Ma mi sveglio in un'Italia che non è quella che voglio, dove nani e ballerini han preparato un grande imbroglio, dove un negus travestito da borioso valoroso ha creato il suo partito con l'aiuto di un mafioso. Vaffanculo, vaffanculo, io lo affermo con certezza, con la rabbia che ho tra i denti. Non sopporto l'arroganza che rivelano i potenti. Siamo di destra o di sinistra, sono tutti accomunati dalla stessa gran paura che hanno di essere arrestati. Silvio, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Questo inno lo dedico a quanti sono soli e non sanno il perché, e si sforzano di andare avanti senza avere veline lacche. I tuoi sgherri sono scelti con estrema attenzione, sono bravi ad interrompere quando vanno in trasmissione. Meno parli dei problemi che ci affliggono ogni giorno, più è probabile che resti e non ti levi più di torno. Con l'aiuto dei giornali e delle tue televisioni ci propini un'altra Italia che è formata da illusioni, che si infrangono ogni giorno nelle fabbriche italiane di chi lotta a fine mese per avere un po' di pace. Statisti, di De Gasperi ormai non ce n'è, mi rassegno e guardo davanti per vedere che resta di me. Un'Italia così non la voglio, preferisco andarmene. Anch'io in trincea. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Ma la musica è cambiata, io lo sento nelle vene. Con l'aiuto della rete romperemo le catene. Ha provato ad oscurarci senza aver considerato che non può chiudere la bocca ad un esercito formato. Vaffanculo, 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 vaffanculo. I popoli non dovrebbero aver paura dei propri governi, sono i governi che dovrebbero aver paura dei popoli. E tu fare in modo che questo accada facendo esplodere un palazzo? Il palazzo è un simbolo, come lo è l'atto di distruggerlo. Sono gli uomini che conferiscono poteri ai simboli. Da solo un simbolo è privo di significato, ma con un bel numero di persone alle spalle far saltare un palazzo può cambiare il mondo.